Ragazzi, io vorrei fare questa storia per spiegare non tanto a Salmo, ma più che altro a voi che ascoltate da fuori, diciamo, questa faccenda, il motivo per cui ho fatto questo intervento e ho scritto sotto al commento. Non è perché uno rosica, perché fortunatamente qua lavoriamo tutti, mo chi più, chi meno. Cioè, non mi va, io non ho mai, cioè, non mi va di dire i miei numeri, le date che faccio, io veramente tantissimi concerti, ma veramente tanti, cioè solo in, non lo so, tra luglio e agosto ne avrò fatti 50, se non di più, con una media, che ne so, di 2.000, 3.000, 4.000 persone, poi ci sono i locali più piccoli, voglio dire, non è che, capito, ognuno c'ha il suo business, ognuno lavora. La cosa con Salmo è che ho notato un atteggiamento da parte sua che va indietro negli anni, che era strano e mi ha dato fastidio. Ma l'ho sempre tenuta dentro di me, fin quando non ho sentito il Machete in primis, già in playlist ci sono 5-6 rime proprio uguali alle mie rifatte. E già là mi sono stato zitto, vabbè. Poi magari diranno che è una coincidenza. Poi quando ho ascoltato il mixtape e ho notato questo beat così uguale, ho notato che di Napoli non c'era nessuno, non me ne fregava proprio. Allora, di stare sul mixtape di Salma a me non interessava niente, cioè non è una cosa che, capito, cioè, però ho notato che non chiama nessuno di Napoli, fanno un beat uguale di un pezzo mio in dialetto perché loro credono che il mio pezzo in dialetto non sia ascoltato e quindi c'è proprio un capito? Allora quando poi ho notato addirittura questa, tra virgolette, copia, diciamo, del mio sound, là non ci ho visto più, ma neanche ho detto un cazzo, non ho detto niente, fin quando poi non ho letto questo post dove lui si compiace dei suoi risultati in una maniera secondo me un po' eccessiva e quindi ho fatto 2 più 2, capito? Ho detto ok, secondo me qua qualcuno gliene deve dire 4, ma giusto per fargli capire che comunque non tutti la pensano come lui, semplicemente questo, non è che io volevo far succedere questo casino, però sentirsi così forte e così intoccabile, sentirsi un dio. Quando poi comunque è bravo, per l'amor di Dio, è bravo. Quindi comunque stiamo parlando di una persona che comunque gran parte del suo successo lo deve anche alle polemiche. Con Rovazzi si è sempre scagliato contro Rovazzi, con Fedez si è sempre scagliato contro Fedez. Guè dice che è il primo artista hip hop a riempire il forum e lui si scaglia contro Guè. Quindi lui lo ha fatto sempre la polemica, che non ci dimentichiamo di queste cose, capisci? Il rispetto degli altri lui non lo ha, capito? Non lo ha quando si sente chiamato in causa. Allora perché io non posso dire che una volta che mi è stato palesemente copiato un beat, il flow delle strofe, l'impostazione del ritornello, perché non posso dire quello che penso quando lui l'ha fatto sempre contro tutti? Ok? Semplicemente questo. È semplicemente questo, niente di più. E poi sto cazzo di screenshot non lo trovo perché il telefono è inglese, sta spento in borsa. Appena mi fermo che sono in viaggio, vedo di trovarlo. E vi farò vedere quello che lui mi scriveva nel 2016 e c'ho anche un bel messaggio vocale del fratello che diceva che Salmo si voleva fare due chiacchiere con me per il disco. Quindi, ragazzi, state attenti a chi dice le bugie.